C'erano risposte imbocciate e arredo o bottone dei casi. E non facete finta, l'occhi se guardano dall'occhi. Con rispetto parlando, sì, se interrano c'è di vento, e dopo di ce si smuovono senza sconso per noi. Ricetamo pure noi. E non ci face niente se due, tre, quattro, cinque ste pietre già sono un dei scarpe. Su granelli di sabbia che si imbucciano a menzeire, che si imbrazzano a casetta. Sui pietri che non t'hai a contare. I peggio che la sapere, a discrezione della sensibilità di tuo pelo. Il mare in tempesta salta, mi guarda, salta, arrampicato al cielo nero, del nero preserale in cui ancora, a tempo di record, Gianni il Bello sta facendo prove di immersione con i piedi affondati nel piombo. In apnea e con le mani in carne, in contorno, di fatto è l'unico. L'unico che ancora a te, lumacone di bave di rucola che soffia, mi prende in giro la vita e i fianchi larghi. La madre dei fenomeni è quella dei fantasmi destinati a scomparire nel buio del mare profondo. E mentre mi perdo, pace all'anima sua, arriva un certo Mosè a rompere i coglioni. Un pomeriggio di marzo l'amore bussò alla mia porta. Ero da solo e lo invitai ad entrare. Gli offrii da bere. L'amore non ha paura di perdere tempo, mi disse, perché era sereno. A passeggio per strada, prima di fissare la mia porta, e poi anche perché sopravviverà a questa chiacchierata. L'amore rimescola le carte senza servirle mai a nessuno, continuò, perché i giocatori sono ottusi. Testardi quanto basta dietro gli occhiali neri, innocui a sufficienza quando devono umettare la lingua e non si meritano di avere una buona mano da giocare. L'amore è disinteressato, disse distratto, come quando fai una cosa perché devi mettere una crocetta su un modulo a tutti i costi prima della fine del tuo turno. L'amore è povero, aggiunse, perché se ti sembra che a volte i soldi possano comprare l'amore, l'amore non ha bisogno di comprare niente. E quello che vuole se lo prende e basta. Cavatappi in mano lo guardai, non più e non meno agitato di quanto non fosse quando suonò alla mia porta. L'amore è il cane che guida i ciechi, sorrise. Perché se è vero che ti guida ovunque tu abbia intenzione di andare, è vero anche che quando si ferma a pisciare, prima di scrollarsi l'ultimo goccio, ti guarda e fa segno di no. L'amore è quello che non ti aspetti dall'amore, aggiunse, perché se anche i migliori poeti del mondo hanno provato a descriverlo nel migliore dei modi, l'unico poeta che può raccontartelo sei tu. Beve un sorso lungo tutto il bicchiere, mi invitò a fare lo stesso e li riempì entrambi. L'amore non guarda in faccia a nessuno, annuì. E non solo perché siete brutti, ma piuttosto perché se fa troppo caldo sudate e puzzate. Se fa troppo freddo sembrate cadaveri e se state bene vuol dire che non avete certo bisogno di innamorarvi. L'amore predica bene e razzola peggio, sentenziò. Ti dice di fare in quel modo e ti invoglia a guardare il panorama per poi spingerti giù verso il burrone, che è sempre troppo profondo perché tu possa sperare di uscirne vivo. L'amore non è padre e non è madre, mi guardò. È piuttosto un fratello minore o una sorella maggiore che, nonostante le mille risate a tavola ogni santo giorno, alla fine, coniati al seguito, vorrà la sua parte di eredità, costi quel che costi. Poi si alzò dalla mia tavola, mani nei capelli come per pettinarsi alla meno peggio. Finì di bere l'ultimo, mi baciò sulla nuca prima di avviarsi all'uscita. Fuori dalla mia porta vomitò, come d'altro canto io da questa parte. Quando il gioco si fa muro, i muri cominciano a giocare. Muri sui quali sono state scritte le parole migliori, muri sui quali sono stati disegnati i cazzi, muri sui quali di certo Dio c'è, muri davanti ai quali ti fermi e non piangi solo perché intravedi uno spiraglio a breve termine. Quel numero di telefono però dovresti passarmelo.
Nello zaino ho ancora attaccato una spilletta raffigurante una pistola nera su sfondo rosso e disegnata di fianco. Non si può più togliere perché la ruggine, sedimentando, ne è ormai corpo unico. Ti prende la smania, quella vecchia immagine da anni di piombo non vorresti vederla mai più, ma ti rendi conto che a conti fatti contano solo i voti che prendi. È a scuola che impari a fregarli tutti con il sorrisetto della prima ora, quella dell'interrogazione da volontario, quella del «ma quanto è sveglio questo ragazzo», che vale già di suo un voto e mezzo. La mediocrità non te la venderanno a prezzi alti. Per quelli ci sono i viziosetti che possono permetterlo. Che lo meritano, perché lo meritano. E che la pagano, perché la pagheranno. La mediocrità del post-cornetto sarà sufficiente a farti superare il livello per il quale ci hanno perso più nottate. Questa volta però sarà diverso. I reni di Ireneo dovrai colpirli più forte. La precisione conta quanto la destrezza. Muoviti, muoviti sempre, muoviti come se stessi scappando da te stesso per poter prendere lui. È facile se non ti fissi con il pubblico. È facile se non guardi il culo della signorina che annuncia l'inizio della sesta ripresa. Sarebbe facile se solo occupassi l'ultimo posto della catena alimentare. L'eliminazione dei vizi di forma è un pentacolo che sorride senza denti ed ha il difetto di fottersene 24 ore su 24. È uno stato d'allerta che non ha letto le regole ed ha firmato per un pareggio. Ma al peggio non c'è mai fine, come ci ha insegnato il professore di diritto. Al rovesciarsi della governance saranno guai per tutti. Il posto che hai sognato è occupato da generazioni di musilunghi. Allunga le tue mani oltre la portata, oltre la navigazione a vista, ci stanno quelle isole, quelle sirene. Non penso alle mensole con le falene se penso ai tuoi libri appoggiati alla polvere. Povero me, che mi ostino a spettegolare con il prossimo mio come con me stesso. Ma voglio un riconoscimento. Voglio una preghiera sulla mia tomba in mare. Delle quattro mura potrei farne a meno. Colpisci e veloce poi reagisci. E poi sparisci. Quando il gioco si fa muro, i muri devi cominciare ad abbatterli. Questa l'ho scritta per una raccolta intitolata 99 rimostranze a Dio. Mi chiesero un raccontino, allora tra le tante rimostranze scrissi questa mia letterina, con tutto il rispetto a Mastro Bruno che di lettere può solo insegnarci. Buongiorno Dio, se ti dicessi dove ho trovato questo indirizzo ti ammazzeresti dalle risate. Non ti nascondo che ho sempre pensato che non ci fossi, ma mi sono sempre ripromesso di credere che se fossi realmente esistito ti avrei potuto trovare ovunque, a temperatura adeguata dentro il frigorifero, nello scomparto per i formaggi, o beffardo e famelico dentro una mela solo all'apparenza troppo cruda, o magari nella colla per le fughe tra le piastrelle. Dai, ok, te lo dico. Ero nel bagno dell'autogrill di Sala Consilina quando mi trovo di fronte un adesivo al muro con scritto in grande «Cerchi Dio?» e «Amico mio». C'era anche un numero di telefono. Ho chiamato e mi ha risposto Antonio, ma io posso chiamarlo Totò. Lo conoscerai di certo, quindi su lui non mi dilungo. Mi ha chiesto di iscrivermi al sito internet della comunità, della quale lui è solo un umile membro. Allora ho digitato www.cerchidioeamicomio.org e vedo che l'iscrizione annuale per far parte di questo gruppo di ricerca costa 35 euro, 70 per i sostenitori. 150 per quelli che chiamano gold member. Ora, carissimo, io non sarò Austin Power, ma ho serie difficoltà nel comprendere le finalità di questa gente, anche perché mi sono ricordato che il merchandising ufficiale si trova solo su www.vaticanshopping.va. Ecco, ste cose non mi stanno bene. Totò mi è sembrato un tipo a posto, ma temo che siano in tanti, anzi troppi, a sfruttare il tuo concept per interessi personali. Se c'è una cosa che proprio mi infastidisce, sono quelli che vendono i grossi marchi, i brand d'élite, trasfigurandoli manco fossero i tizi delle bancarelle che vendono i personaggi del presepe, che sono statuette tutte uguali, o ancora peggio, quelli che vendono i pastorelli con le magliette delle squadre di calcio. Ma ti sembra accettabile? Io lo so che è il problema della fame del mondo, della guerra nel mondo, cose decisamente più serie.
Ma mi chiedo come tu possa accettare questo sfruttamento d'immagine nell'epoca che ha fatto dell'immagine il proprio must, dell'apparire il proprio credo, al punto di esasperare il concetto come nel tuo caso, in cui non c'è stato nemmeno bisogno di apparire per crederci. Di fronte a queste evidenze sono in difficoltà, credimi. Allora mi tengo stretto il mio dubbio iniziale e non so se rivolgermi a te in termini di egregio. E non so se tra Yin e Yang tu sia il compromesso in grigio, ma so che se si tratta di gregge, ho conosciuto dei pastori molto più attenti al loro pascolo. Il sole di sera non si sente da solo. Sorride di riflesso con denti brillanti che ticchettano del tempo trascorso, che raccontano del tempo in cui sei, che augurano al tempo futuro abbracci di sale nei quali bruciarsi. Arrivano i neri, arrivano i neri, arriva la flotta dei mille pensieri. Ricordi il colore dei tuoi passi mentre ti avvicinavi? Ricordi il sospiro del mio stare fermo? Arrivano i bianchi, arrivano ultimi perché sono stanchi. E quando una testimonianza senza interruzioni? A quando un elegante inchino ai nuovi arrivati? Mentire perché ti importa non interessa a nessuno. O forse è solo perché la paura passata non serve. Il re non lo sa, ma il santo di sera si sente da solo. Chiudo con l'ultima, che poi è la prima del mio primo libro, della prima raccolta di poesia, ed è intitolata U Poeta, e rinnovo veramente i ringraziamenti a tutti. I poesii non su poesii, sui primi due passi ndo scuro, prima mand schiantama e mi tornava a retu. U Poeta si sforza e ci brucia lo culo se pensa che tutti i colori del mondo sono bucciati andai oscuro. Si schianta e non ci si può schiantare. Si gira a retu e non torna a retu po' schianto. Se setta in terra, ci pensa e cominciamo a contafatti. I fatti sui poesie. Parole a peso, grazie a tutti davvero.